Da un estremo all'altro, giusto un paio di mesi fa, abbiamo messo a confronto le Naked Medie sotto i 10.000 euro, le moto di accesso se vogliamo proprio definirle così. Ma ora vogliamo fare di più, è arrivato il momento di spostarci un po' più in là, all'apice del segmento, per scoprire qual è la migliore Naked Media Pro, ovvero il meglio del meglio delle Naked sotto i 1000 centimetri cubi. La ricetta alla base di tutte le nostre concorrenti è meglio di quella per la moto perfetta. Peso attorno ai 200 kg per più di 100 cavalli. Il tutto guarnito con ciclistiche sportive di assoluto rilievo e pacchetti elettronici degni delle migliori superbike. Il mix di queste caratteristiche, unite ai manubri alti, rende abbastanza chiara la mission di queste moto. Poco impegno, tanto divertimento, performance anche in pista. Strada o pista, fan bike o street fighter, la sfida per eleggere la Naked più performante è completa e apertissima. Chi vincerà tra Ducati Monster SP, KTM 890 Duke R, MV Agusta Brutale 800 RR e Triumph Street Triple RS? Chi riuscirà a indossare la corona una volta terminate le migliaia di curve di Futa, Raticosa, Giogo e dopo aver affrontato l'esame di Imola? Le nostre pagelle scottano, ma prima conosciamo meglio le nostre sfidanti. Come ben sapete, nelle nostre comparative mettiamo le moto in tutte in condizioni uguali dal punto di vista degli pneumatici, questo per avere i pesi confrontabili e anche la guida confrontabile. In questo caso abbiamo puntato sull'eccellenza, Diablo Rosso 4 Corsa, la gomma perfetta per queste moto perché è 50-50, 50% strada, 50% pista e quindi consente di fare uno e l'altro senza nessun tipo di problema, basta cambiare la pressione. Anteriore bimescola, doppio silica, posteriore bimescola con la spalla che è però una mescola tipo le gomme SC, quindi carbon black, no silica per avere le massime performance. Il rapporto vuoti pieni è del 5%, non vi sto ad andare ulteriormente nel dettaglio perché queste gomme le abbiamo già provate, c'è già un video, abbiamo fatto l'articolo su Red, insomma andatevi a vedere il video qua sopra dove le descrivo. Quello che vi posso dire è che ci hanno veramente impressionato in queste giornate torride. Oggi lo stand up lo sto facendo, siamo all'inizio del video ma io l'ho fatto alla fine del video. Queste gomme hanno già su 600 km di strada più un pomeriggio in pista a Imola, guardate come sono messe, direi che sono messe davvero molto bene, impressionanti, soprattutto l'anteriore che consente di far funzionare bene tutte le forcelle perché le ingaggia, perché ha una capacità di chiudere la curva davvero fenomenale. Ci siamo trovati veramente molto bene nonostante le temperature fossero altissime. Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa, andiamo in comparativa. A Borgo Panigale la sigla SP significa una cosa sola, sportività senza compromessi. Una formula che Ducati ha applicato anche alla più piccola delle sue sport production, la Monster SP. Una moto che, come da tradizione, altro non è che una versione più dotata e sportiva del modello standard. Infatti, oltre che nella colorazione ereditata da Desmo 16 GP22, la Monster SP si differenzia dalla Monster base per una ciclistica raffinatissima, dove compare l'ammortizzatore di sterzo e a farla da padrone sono le sospensioni completamente regolabili firmate Öhlins e le pinze anteriori Brembo Stilema. A completare la dotazione ci pensa il silenziatore Termignoni. Il V2 è testa stretta 11 gradi da 111 cavalli e 93 Nm di coppia massima, resta invece invariato, proprio come il pacchetto elettronico composto da tre riding mode, ABS, cornering, controllo di trazione, anti-wheeling e launch control. Ducati dichiara per lei 186 kg in ordine di marcia. Ruote sulla bilancia, la Monster SP ha fatto segnare un peso di 189 kg con il pieno di benzina. Il prezzo? Per mettervi in garage un esemplare identico a quello della nostra prova sono necessari 15.390 euro.
vale a dire il prezzo di partenza, perché in questo caso è praticamente tutto di serie. Ducati Monster, devo dire che sono partito un po' prevenuto, soprattutto per averla provata con la prova singola, vi lascio il video qua sopra se non l'avete visto, soprattutto per l'assetto perché era davvero molto rigido e la stabilità era veramente al limite. Invece Ducati questa volta ci ha proposto un assetto diverso per la strada, molto più morbido, molto più scorrevole, e la moto ha un po' conquistato tutti. Restano comunque le sue caratteristiche principali, quindi iperagilità sicuramente, e delle quattro quella con un avantreno che sembra meno presente sul terreno. La forcella sembra avere tanta molla, quindi non è questione di precarico, è proprio di K, quindi forse con un K di mezzo chilo meno sarebbe la moto perfetta, ma guidandola sulle strade davvero ci ha entusiasmato, perché l'assetto è molto centrato, le sospensioni sono tra quelle che funzionano meglio, così il freno anteriore, ABS, controlli altissimo livello, i punti deboli sono la trasmissione del calore, che è quella probabilmente più in difficoltà, soprattutto in queste giornate in cui fa davvero tantissimo caldo, e il freno posteriore che funziona bene, ma la corsa è troppo lunga, bisogna andarlo proprio a cercare in basso, e quando guidi su strada diventa un po' fastidioso. Non sei molto ben inserito sulla moto, sei un po' su, è un po' appollaiato, però quando cominci a guidare tra le curve la sua agilità, che è praticamente pari se non superiore a quella della KTM, è vincente. In pista è quella che soffre un po' di più, perché ovviamente soffre la mancanza di cavalli, perché se su strada la mancanza di cavalli non si fa avvertire, perché i 93 Nm di coppia alla fine ti portano fuori dalle curve sempre, il motore comunque resta bello elastico e tra l'altro ha uno dei cambi migliori, secondo me il migliore del lotto a livello di quick shifter ed innesti, in pista però un po' di mancanza di potenza si sente, e questo mi fa pensare che se Ducati avesse spinto un po' di più sul motore vendendo quei 10 cavalli in più sull'SP, come hanno fatto tutti gli altri sulle loro versioni, diciamo pro, che sono quelle che sono qua in comparativa, Ducati avrebbe potuto essere ancora più competitiva. Detto questo, ripeto, ero partito un po' prevenuto, ho detto farà molta fatica con le top del segmento, invece secondo me alla fine in classifica potrebbe, con i voti, potrebbe avere qualche sorpresa, perché il comparto ciclistico funziona davvero bene e il motore tutto sommato su strada si difende molto bene. Lavorate sul calore, e lavorate sull'ergonomia, perché comunque anche in pista tendi sempre a essere col manubrio un po' alto, però detto questo, moto che si può difendere molto bene. The Super Scalpel, ovviamente la Duke più arrogante della famiglia, non poteva che avere un soprannome del genere, che secondo il dizionario austriaco significa arma da passo di montagna, o se preferite arroganza allo stato puro, come del resto suggerisce la colorazione dedicata petrolio, arancione e nero. Una presentazione tutt'altro che umile, ma spulciando la scheda tecnica della Duke R si capisce che il nome che i tecnici in arancione hanno deciso di dare alla propria Naked Media Pro non sembra suonare poi così sfacciato. Il cuore è il bicilindrico in linea LC8C da 121 cavalli e 99 Nm ed è incastonato in un telaio a tralicce in acciaio al cromo molibdeno che si collega alle ruote tramite una forcella VP Apex regolabile in compressione e nel ritorno e un forcellone in alluminio con monoammortizzatore sempre VP Apex completamente regolabile ma senza leverraggio progressivo. Completa il pacchetto ciclistico l'impianto frenante full Brembo con pinze anteriori stilema. Ah già, poi c'è l'elettronica, che una volta arricchita del Tech Pack, optional presente sul modello della comparativa, offre tutto quello che è possibile desiderare. 4 riding mode, controllo di trazione, ABS cornering e controllo del freno motore.
166 i chili dichiarati a secco per la KTM Duke 890R. Il peso, in ordine di marcia rilevato nelle nostre bilance, è di 185,2 kg, il che fa della KTM la moto più leggera di tutte. Il prezzo? Per averla come la moto in prova occorre però spendere 13.789 euro. KTM 890 Duke R, qui giochiamo pesante. KTM ha giocato delle carte molto molto importanti su questo segmento, sicuramente una delle protagoniste della nostra comparativa, devo dire, con le sue caratteristiche, vita snellissima, un'ergonomia un po' particolare, sembra sempre un po' di essere a metà tra una motarda e una moto diciamo da strada, non è quella più caricata sull'avantreno, sei sempre un po' alto, però poi stranamente quando vai in pista non ti trovi a disagio, quindi riesci a guidarla molto bene ed essere molto efficace, e lei è molto veloce anche in pista. Ergonomia, dicevo, la vita è molto snella, la sella molto dura, la più dura di tutte, lì dove perderà un pochino di punti, e anche nel mono, perché la parte posteriore è davvero molto secca, anche con l'assetto stradale che ci è stato consigliato da KTM, che noi abbiamo utilizzato in pista, poi utilizziamo gli assetti consigliati dalle case. Motore protagonista, sicuramente il migliore del lotto, ha potenza sempre, coppia la maggiore di tutte, ma lo trovi sempre pronto in qualsiasi situazione, puoi mettere anche una marcia in più, ti tira sempre fuori, e ai bassi è il più fluido di tutti, non allunga più di tutti, però quello che ha ai bassi e ai medi ti compensa ampiamente, la moto riesce a essere estremamente efficace. La gestione del gas probabilmente insieme a Ducati è la migliore del lotto, il pick up è assolutamente perfetto, soprattutto se si utilizza la mappa street. La mappa sport è un po' brusca, secondo me, su strada, e lì ecco l'unico piccolo neo che ha questo bicilindrico, che davvero è fenomenale. Il cambio mi è piaciuto, uno dei migliori insieme a Ducati sicuramente, anche se qualche volta in scalata è un po' contrastato, e in pista mi mancava l'aggancio della marcia, cioè devo spingere forte per fare entrare le marce, perché rimane un po' contrastato. Impianto frenante super, sospensioni buone, il mono, come ho detto, già un po' rigido, il freno posteriore non il migliore, secondo me un pochino di mordente in più non ci starebbe assolutamente male. Il pacchetto che riesce a offrire KTM tra strada e pista è quindi davvero uno dei più completi del lotto, super divertente, super agile, tra l'altro con le Diavolo Rosso 4 corsa il telaio della KTM ne esce assolutamente galvanizzato, e poi quando vai in pista, come dicevo, nonostante la posizione di guida non sia la più pistaiola di tutte, riesci a non trovarti fuori luogo. La sella è dura su strada, ma in pista va bene, perché ti trasmette tutto quello che ti deve trasmettere, e alla fine quindi una moto con cui giocare su strada e andare forte anche in pista. Sicuramente uno dei pacchetti più completi che si giocherà i piani altissimi della classifica. La bellezza, si sa, è soggettiva, e non tutto quello che piace a qualcuno piace sicuramente a qualcun altro. Ma con la MV Agusta Brutale 800 RR le cose sono un po' diverse. La media di schiranna è bella in senso assoluto. Poi c'è chi potrà amare o meno il suo design pieno di elementi, ma sicuramente non ci sarà nessuno incapace di riconoscere la bellezza delle sinuosità nate dalla pregiata matita della CRC. Non è tutto però, perché la 800 RR è anche la sfidante più potente della nostra comparativa. Infatti, il suo 3 in linea è capace di erogare ben 140 cavalli e 87 Nm di coppia. Il telaio a tralicio in acciaio con piastre laterali in alluminio è un classico per MV. Sulla 800 RR troviamo una forcella Marzocchi con steli dotati del trattamento DLC e un monoammortizzatore Sachs, entrambi completamente regolabili, così come l'ammortizzatore di sterzo. Ma a fare colpo è sicuramente il monobraccio, soluzione tecnica che fa una gran scena, ma che fa anche lievitare inevitabilmente il peso. 175 sono i chili a secco dichiarati da MV Agusta per la Brutale 800 RR. Sulla nostra bilancia con pieno la Brutale fa segnare 208,2 kg, la più pesante del confronto, l'unica a superare la soglia dei 200 kg, anche perché ha il serbatoio più capiente di tutti, 16,5 litri.
Il prezzo? Tenetevi forte perché, pur avendo praticamente tutto di serie, il listino parte da 19.850 euro. Gusta brutale RR, io la definisco un po' un diamante grezzo, nel senso che intuisco delle potenzialità molto elevate in questo progetto, che però rispetto agli altri è un pochino più da raffinare a livello di elettronica, di gestione del gas, di sospensioni, di assetto, cioè ha un po'. Però la moto, contrariamente alla sua sorella 1000 di quando abbiamo fatto la comparativa con le Maxi Naked, che era un po' fuori luogo tra virgolette, questa invece ci sta e come. Il motore è uno dei più potenti, tant'è vero che ha raggiunto la velocità massima superiore di tutte a Imola, ha i rapporti molto lunghi, lo devi un po' aspettare, l'erogazione è tutta spostata molto in alto, però devo dire che a livello di ciclistica, pur essendo la più pesante, riesce a farsi guidare bene. La forcella a me non è dispiaciuta, il mono invece è un po' indietro, tende un po' a rimbalzare, abbiamo lavorato parecchio sull'assetto per potercela adattare al nostro stile di guida, un po' per farcela piacere un po' a tutti, ma senza mai riuscire a trovare veramente una quadra. E anche il mono meno raffinato dei presenti in comparativa, il che mi fa pensare che forse, ecco, MV dovrebbe su questo modello spingere un po' di più, anche visto il prezzo, a livello di componentistica, perché ha l'impianto frenante, diciamo, un pochino più datato, le sospensioni un pochino più semplici, per cui sarebbe da fare un lavoro di quel genere lì. A livello di comfort l'ergonomia non è la migliore, assolutamente, ci sono tanti contatti fastidiosi a livello di gambe perché ci sono gli spigoli che si fanno sentire, sei abbastanza caricato sull'avantreno, una delle più sportive, è una di quelle che protegge meglio in autostrada, tant'è vero che mi ritrovavo a arrivare a velocità più alte rispetto alle altre senza rendermene conto, però vibra parecchio. E la classifica delle vibrazioni è sicuramente la MV, è quella che è in alto, è quella che vibra di più, ma anche Triumph ad alta velocità vibra abbastanza, a seguire Ducati e poi KTM che veramente vibra pochissimo. Quindi a livello di guida è un po' più fisica delle altre per il peso, si sente, del resto il monobraccio ha il suo peso, quindi si fa sentire sulla moto, la sella è un po' dura, insomma ci sono delle cose che si potrebbero raffinare e mettere a posto, perché la moto è bellissima di design, ma la moto non è solo design, è anche ergonomia e anche piacere di guida. Per quello che dico che è un diamante grezzo, perché dentro c'è tanta qualità, il motore ha tante potenzialità, in pista è andata discretamente forte, mi ha abbastanza sorpreso, devo dire la verità, anche se la BS è il meno raffinato di tutti, è quello che interveniva di più, e la pompa del freno anteriore fa muro, non è una bella pompa da usare in circuito, ma neanche da usare tanto su strada. Il freno posteriore invece non è assolutamente male. Cambio nella media non il migliore, però devo dire abbastanza buono. Tutto questo fa sì che l'MV sia una moto che possa giocarsi delle carte sicuramente in questo confronto. Purtroppo il pezzo la penalizza un po', perché costa veramente tanto. Vedremo un po' i punti, un po' come andrà a finire. Fresca di rinnovo la Triumph Street Triple RS, pronta a sfidare le concorrenti della nostra comparativa per conquistare la corona di miglior Naked Media Pro su strada e tra i cordoli. Per il 2023 i tecnici inglesi hanno incrementato da 123 a 130 cavalli la potenza del 3 cilindri, attingendo a piene mani dall'esperienza come fornitore dei motori in Moto2. Inoltre, migliora il pacchetto elettronico grazie al contributo della piattaforma inerziale e cambia anche l'ergonomia con un manubrio più largo. Il resto cambia poco, anche perché, diciamocelo, tutto quello che c'era e c'è sulla RS è estremamente raffinato, come da tradizione a Hinckley. Tutto qui? Non proprio, perché pur sfruttando lo stesso pacchetto sospensioni completamente regolabile con forcella Showa Big Piston Fork e monoammortizzatore Öhlins nella versione precedente, sulla nuova arrivata debuttano pinze e freni anteriori Brembo Stilema che lavorano su dischi da 310 mm e sono azionate da una pompa radiale Brembo MCS a interasse variabile.
Triumph ha dotato la Street di misure estreme, chiudendo l'angolo cannotto e accorciando l'interasse di 6 mm, ora tirato a 1399. Il più compatto del confronto, questo per cercare quella maneggevolezza che per la Street non è mai stata il punto di forza. Il peso in ordine di marcia e con il serbatoio pieno che abbiamo rilevato è di 191,7 kg. Ma la vera chicca è il prezzo di partenza di 12.695 euro che comprende di serie qualsiasi accessorio disponibile e che fa della Triumph la moto più economica tra i sfidanti. Se proprio voleste esagerare, per 200 euro potete sempre puntare sulla colorazione Cosmic Yellow del nostro esemplare. Triumph Street Triple RS, rinnovata quest'anno, anche lei una delle protagoniste del segmento in assoluto, c'è sempre una diatriba tra KTM e Triumph su chi sarà la migliore, la compartita l'abbia fatta apposta per dimostrarlo. Devo dire che ho ritrovato tutto quello di buono e di meno buono che ho trovato durante la presentazione stampa a Jerez della Frontera, ve la metto qua sopra se ve la siete persa. La moto è una moto super matura, perché comunque il progetto c'è da un po' di tempo, è stato sempre evoluto da Triumph. Però ci sono gli altri che stanno arrivando molto molto arrembanti. Se KTM e Ducati si giocano la carta della iperagilità, quindi della moto un pochino più fan bike, Triumph si gioca quella della moto super sportiva. È la più compatta di tutte, quella con la posizione di guida più piccolina, per cui chi non è tanto alto di statura come me ci si trova bene, chi è più alto un po' meno bene, il manubrio il più stretto di tutti, l'avantreno fa paura. È un avantreno da moto sportiva, si vede che telaio, forcellone derivano da una moto sportiva a tutti gli effetti come era la Daytona, e questo si ripercuote nella guida su strada e anche nella guida in pista. Non è la più leggera da usare nei cambi di direzione, anzi di quelle presenti rispetto a KTM e Triumph sicuramente è più fisica, quindi richiede più lavoro di fisico, però poi l'anteriore è veramente una lama e ti consente di gestire le percorrenze in modo assolutamente perfetto, e in pista questo fa la differenza. Purtroppo bisogna fare un piccolo upgrade di elettronica, secondo me, perché la moto ha parecchio freno motore, il che fa sì che si faccia un po' di fatica a essere scorrevoli e fluidi in curva. Ho ritrovato, come dicevo, le cose che c'erano a Jerez, per esempio a Imola la seconda su alcune marce era troppo corta e quindi troppo tenuta dal freno motore, la terza scorreva ma non aveva abbastanza spinta perché il motore è più piccolino di quelli presenti qui nella comparativa, e quindi questo ti fa sì che devi essere assolutamente preciso a usare le marce giuste. Il controllo di trazione, quando interviene, tiene troppo la moto e ci mette un po' tanto tempo a ridare gas. Questo fa sì che la Street sia stata comunque la più veloce in pista, ma che potrebbe fare molto meglio se l'elettronica fosse un pochino più libera, come è per esempio su KTM e anche su Ducati. Anteriore, dicevo, soprattutto, ma le sospensioni mi sono piaciute molto, il mono probabilmente il migliore del lotto, il freno posteriore il migliore del lotto, l'anteriore super valido ma con un po' di corso a vuoto che secondo me potrebbe essere spurgato, magari perché gli impianti sono più o meno tutti simili, sono tutti stilema con la pinza MCS uguale a quella di KTM. Quindi Triumph che sicuramente può ambire alle posizioni altissime della classifica, ma che comincia a denunciare un pochino la carta d'identità del progetto, che sì, è stato evoluto, è stato potenziato, è quella tra quelle più potenti, ma gli altri ragazzi stanno arrivando e diventano un po' aggressivi. Resta il fatto che se vi piace la moto sportiva, con l'avantreno bello preciso e con la capacità di andare in pista molto veloce, allora la Street Triple RS sicuramente resta una delle scelte privilegiate per fare questo tipo di attività. Buongiorno a tutti e ben ritornati nello studio di Red ancora una volta per parlare di comparative. Questa volta abbiamo fatto, secondo me,
tutto lavoro nel modo migliore, viaggiando un sacco, guidando in pista, facendo curve, tornanti autostrada, per parlare delle Naked Media Pro, ovvero quelle più complete, più sportive, categoria molto interessante perché di mezzo non troppa potenza. Vabbè, ma innanzitutto salutiamo Stefano Cordaro, direttore di Red, che ha pensato a questo progetto. Ciao Stefano. Posso dire una roba? Sì. Minchia che caldo, ragazzi. Ma si può dire, eh? Non lo so, comunque... Due giorni d'inferno. Sì, d'inferno. Caldissimi e tra l'altro, vabbè, ci siamo anche un po' allargati. 900 chilometri tra strada e pista, veramente in una fornace perché erano i giorni più caldi dell'estate, insomma. Però, soddisfazione. Grande soddisfazione. Ma sì, dai. Allora, siamo partiti da Milano, abbiamo fatto un po' di autostrada, poi ci siamo spostati da Bologna, abbiamo fatto Futa, Raticosa, un pezzo del Giogo per arrivare a Imola e poter poi girare anche in pista, tra l'altro perché abbiamo scelto anche un compagno di avventura in questo caso, che è le nuove Pirelli che si sono rivelate una sorpresa assoluta anche dal punto di vista delle prestazioni. Che modello sono e che cosa ti aspettavi avendole già testate, mi sembra, giusto? Pirelli Diavolo Rosso, 4 corsa, diciamolo giusto perché sennò Pirelli si arrabbia. Io dico, il vincitore della comparativa sono queste gomme perché sono pazzesche, veramente ci hanno sorpreso tutti. L'anteriore mi aveva già impressionato quando l'avevo provato al Mugello in occasione del test, diciamo, della presentazione stampa, però la faceva freddo. Qui con un sacco di caldo, quindi dove le gomme stradali possono andare in sofferenza, la pista... Imola non perdona. No, Imola, ragazzi, università. Io apro la petizione, dicono che Assen è l'università della moto, ma Imola... Secondo meravigliosa, me è meravigliosa. La cattedrale, veramente bellissimo andare a girare lì nel contesto del Pirelli Day, quindi la giornata dedicata agli smanettoni amanti di Pirelli. Ci siamo infilati, grazie tra l'altro che ci hanno ospitato, per fare un po' di giri di pista, per vedere come si comportavano le moto in pista, perché queste moto possono fare tutte e due le cose bene, hanno delle buone sospensioni, dei motori che cominciano a viaggiare, e quindi non sarà 50-50 il peso tra la pista, però la pista ha avuto un suo peso. E io mi sono divertito come un bambino, bellissimo, perché girare in pista con queste moto qui, ragazzi, quando poi sono a posto, perché insomma gli assetti li abbiamo fatti, no? Io era un po' che non giravo in pista a Imola e devo dire che mi ha dato un grande gusto. Vabbè, ma questa è una cosa nostra. Allora, ancora una volta vi raccontiamo come sono le nostre comparative. Ovviamente votiamo in trentesimi, abbiamo selezionato una serie di voci fondamentali che in realtà si ripetono ormai regolarmente in tutte le nostre, in nostri confronti, con in certi casi appunto l'aggiunta della pista o dei valori che su altre moto diventano meno interessanti. Di fatto il risultato sono molto interessanti. Le quattro protagoniste, secondo me, hanno dimostrato anche una, passami il termine, l'utilità di utilizzo, perché tra autostrada, guidare comunque di passo veloce su strada e poi cimentarsi con la pista, che è un po' il climax di quello che poteva essere il nostro confronto, in generale sono state tutte ottime protagoniste. Chi ovviamente con un progetto un po' più datato, quindi magari con dei limiti, sia tecnici che di ergonomia, poi entriamo nel merito, sì, sì. Ma alla fine un bel pacchetto di protagonisti. Allora, intanto l'utilizzo è stato 50-50, quindi le gomme perfette, perché noi con le stesse gomme abbiamo abbassato la pressione, siamo entrati in pista, non abbiamo fatto niente, no termo così. E sì, il comparto è molto interessante, con una protagonista che da anni è sempre sulla breccia, che è la vediamo qua dietro, la Street Triple RS, costantemente aggiornata da Triumph, però gli altri arrivano con progetti un po' più freschi, e quindi la lotta... Beh, ha una certa età adesso, anche possiamo sì, dire, no? Il progetto no, perché l'hanno rinnovato quest'anno, il motore gli ha dato più potenza, 130 cavalli. Però ergonomia? Ergonomia, poi resta veramente la vera, unica, vera Street Fighter del segmento. Quindi fari staccati dalla forcella, a non caricare l'avantreno, interasse compattissimo, si vede che deriva dal Daytona, perché praticamente tant'è che Triumph l'ha omologata per correre in Supersport. Quindi quando vedete le Triumph Supersport è la Street Triple RS con la carena e semimanubri, visto che c'è la Moto 2 Edition con i semimanubri, è ancora una delle protagoniste del mercato, però le altre insomma si sono fatte sotto con, secondo me, anche qualche sorpresa c'è stata. Triumph è un pacchetto completo, è impressionante per la sua stabilità, per l'avantreno che ha, per come si comporta nella guida veloce. Poi da noi, siccome valutiamo tutto, il cruscotto, l'ergonomia, eccetera, eccetera, chi è più bassino, non è un caso perché Alessandro, che
abbastanza non dotato di statura, diciamo, non è tanto alto, la trova perfetta, per lui. Federico sì, abbiamo avuto un po' più di difficoltà. Siete più alti, quindi quello sconta. Il cruscotto, per esempio, un po' lento da accendersi, non tanto leggibile, è una cosa che Triumph fa nei radar, perché loro hanno già fatto un cruscotto nuovo. Io alla presentazione gli ho chiesto, ma come mai non avete messo su un cruscotto? Perché la leggibilità di questo cruscotto è veramente un po' bassa, i numerini sono piccolini. La grafica non è chiarissima, neanche in pista quando riesce a guidare, cioè, e quindi lì magari abbassa un po'. Quindi state attenti, tutto concorre a alzare o abbassare il punteggio di una moto, non solo la guida, i freni e le sospensioni. Sospensioni che peraltro qui super top. Però cambio, per esempio, un po' lento nel taglio del quick shifter, ho un po' ritrovato, come ho detto anche nel commento, quello che avevo rilevato e detto nel video di presentazione. Leva del freno anteriore con la prima parte a vuoto, un po' di corsa a vuoto, a lunga, però il freno posteriore è il migliore di tutte, insomma. Forse c'è bisogno di aggiornamento. Allora andiamo con ordine, approfittiamo delle varie voci che abbiamo analizzato. In questo caso poi arriveremo a una classifica che è soltanto relativa alla guida stradale. E abbiamo racchiuse in quattro macro aree che sono ovviamente motore, tema fondamentale, ergonomia e comfort, e poi, anzi chiedo scusa, tre aree e la ciclistica, quindi per capire esattamente cosa si è venuto fuori. Dalla prima matrice che voi vedete in questo momento in sovraimpressione, i verdi sono abbastanza eloquenti, nel senso che il progetto della KTM 890R è quello che in questo momento spicca per comportamento del motore, tutto. Ergonomia. Non è una novità, ogni volta che proviamo una KTM ci ritorniamo, l'LC8C è un gioiello, è riuscito molto bene a KTM, erogazione, bel tiro, bella lungo. C'hai sempre a coppia perché è 99 Nm di coppia, quindi è il più coppioso. Pur non essendo il più potente, però il più coppioso. Una regolarità di funzionamento pazzesca, vibra niente. Scalda pochissimo, quella che scalda meno, e noi viaggiavamo a 37 gradi, quindi il calore diventava una cosa sensibile. Gestione del gas, super perfetta, se non in mappa sport, dove io la trovo un po' aggressiva. Non mi piace. Non è sbagliata, attenzione, non è una gestione on-off brutta, però... Da subito. Un po' tanto. E a me quelle gestioni lì non piace, infatti io la metto sempre in street. Però, cioè, nel complesso, il motore KTM... Secondo me l'unica cosa che la limita un filino è il cambio, nel senso che il quick shifter è bellissimo, addirittura scoppia quando cambi. Però la durezza del cambio è molto contrastato e in pista tante volte non prendeva la marcia, in discesa devi proprio spingere. Invece, se stiamo in tema cambio, Ducati bellissimo, morbido, super veloce, cambio elettronico veramente centrato, qualche volta spinge un po' in scalata, però a livello di morbidezza, quando tu non lo usi con le scarpe da moto, Ducati è comfort. È comfort. MV non male, se stiamo parlando di cambio, però la corsa a vuoto un po' lunga, cioè lui cambia subito, però poi c'è una corsa lunga. Di cambio devo dire che MV mi è piaciuta abbastanza, conoscendo anche quel motore che è stato un po' sistemato da quel punto di vista lì. Triumph sarebbe un bellissimo cambio, ma i tempi lungo. Di taglio sono un po' lunghi. Poco adatti forse alla sportività che ci mettiamo in pista. Però in generale confermo quello che dici tu, anche perché poi, come potete nuovamente vedere, se volete, i dati specifici ci raccontano chiaramente come è andata. Ma poi, nel caso, ritornate all'analisi di Stefano che ha fatto quando eravamo in giro per le montagne tra gli Appennini tosco-emiliani. Tema interessante invece è proprio la ciclistica, dove la maggior parte dei voti, dove difettava, fra virgolette, la nostra Triumph, in realtà ha recuperato la grande, cioè con una sensazione di stabilità, feeling di guida, forcella, monoammortizzatore, insomma... Comparto ciclistica, ma è anche un tema, forse abbiamo discusso insieme, legato al motore, l'albero motore che dà quella... È sempre stato così. Triumph predilige delle moto molto stabili, anche su altri tipi di moto. La Street Triple è la più piccolina, quella col manubrio più stretto, quindi con meno braccio di leva, con l'albero motore più lungo perché è tre cilindri, però anche l'MV, però attenzione, l'MV ha l'albero controrotante che ti aiuta a entrare in piega, però l'MV è anche molto pesante, abbiamo pesato... Insomma, i chili sono parecchi, e quindi è una moto un po' più evidentemente di derivazione sportiva e ti richiede un po' più di sforzo per essere guidata nelle curve. Stiamo parlando di naked, quindi sforzo relativo, perché KTM e Monster sono dei furetti, proprio col pensiero le volti. Lei devi lavorare un po' di più. La cosa che fa sorridere è che è quella che prende i volti più alti di stabilità,
senza avere l'ammortizzatore di sterzo e con l'interasso più corto di tutti. Quindi è chiaro che la derivazione sportiva c'è. Le altre super light, quando c'è qualche sconnessione, sei sempre lì un pochino sul chi vive, perché la forcella, perché l'avantreno non è appoggiato. Più presenza di avantreno da parte di KTM, un po' meno da parte di Ducati. Avantreno eccezionale da parte di Triumph, rassicurante, bello. E devo dire, la Showa BPF, che è una forcella che a me non ci ha mai convinto. No, ma invece con le Diablo Rosso Corsa 4, 4 Corsa, funzionava bene. Hanno un anteriore, questa gomma ha un anteriore che spinge veramente tanto. Quando tu entri in curva, quindi ingaggia molto la forcella. E tutte queste forcelle, perché tutte l'hanno un po', questa cosa di rimanere alte, perché ovviamente siamo su una naked, con la forcella bella caricata perché vogliono darti una guida sportiva, quindi la frenata forte così, però la naked il peso non la va a caricare. E quindi questo può essere un... Sì, perché sei un po' più centrale nella posizione di guida. Non sei una sportiva che va a ingaggiare la forcella anche staticamente. Quindi tutte restano un po' alte, anche KTM e anche Monster. Però con questa gomma qui, entravi in curva, lei spinge tanto sulla forcella e ti fa chiudere la linea molto bene. Quindi questa cosa qua mi ha un po'... colpito, perché la Street, sapete, tutte le volte che l'ho provata dico, ma sta forcella, insomma, a me non piace, resta alta, oh, qua non sto giro, no. Forse perché sei anche portato a entrare più deciso, un po' più forte, hai più fiducia, sì, ti dà un bel feeling, può essere anche quello. Sì. Segnalo una cosa strana invece a livello di MV Agusta, che il suo tre cilindri con questa erogazione anche un po' ruggisce sempre. Ma è visceralissima. Super viscerale, e in realtà andava guidata spesso con una marcia in meno per una questione anche di rapporti del cambio. MV che è la meno agile. Perché è la più pesante, anche se l'albero motore controllante fa il suo, quindi la guidi bene. E sta al passo alla fine, perché quando andavi in giro riuscivi. Assolutamente, c'è una moto che super, tra l'altro il motore è quello che va più forte di tutti, arriva un po' tutto in alto e i rapporti un po' lunghi diluiscono un po' la coppia, però la moto funziona. A livello di dinamica meriterebbe sospensioni un pochino più di livello, diciamo, non sono brutte quelle che ha su, però per una moto che costa così tanto, se vai a vedere cosa c'è sulle altre dici cavolo, Hollins ci starebbe davanti e dietro. La forcella secondo me non male, il mono era un po' in crisi in pista, un po' in crisi su strada, ci abbiamo lavorato parecchio, abbiamo seguito un po' di indicazioni che ci ha dato MV per farla sedere meno, per farla rimbalzare meno. Siamo riusciti a trovare un buon compromesso, però la componentistica, cioè la moto è eccezionale, però dovrebbe vibrare meno. Tanto meno, essere più confortevole. L'ergonomia non è il massimo, perché io non ho le gambe tanto lunghe, per cui le mie cosce diciamo stanno un pochino più piegate, vanno a beccare degli spigoli che mi danno fastidio. La sella è dura, sì. Però in autostrada protezione aerodinamica, per esempio, la migliore di tutte, quella con cui mi trovavo andare più forte senza neanche rendimento. Ecco, io ti chiedo una cosa, guidando l'MV rispetto alle concorrenti, anche dal punto di vista del manubrio, pur essendo alto, quindi un po' più alto, sì. E arrivo facilmente al manubrio, avrei preferito un po' più ruotato verso di noi. Sì, perché è girato un po' in avanti. E quindi per raccogliere un po' di più la posizione, magari proprio nella guida in pista. Quindi un'altra segnalazione, probabilmente diciamo la fase 2.0 o 3.0 di questo progetto. Forse è un progetto che meriterebbe, perché io l'ho definito nel commento un diamante grezzo. Cioè secondo me io vedo delle potenzialità molto alte, ma al momento non sfruttate. Spero che gli uomini di KTM che prenderanno in mano un po' questi progetti, e conoscendo l'R&D di KTM e conoscendo cosa sa fare con la 890 Duke, se prendono in mano quello e non snaturano la natura di MV, ma mettono a posto gli spigoli, quella moto lì può essere super. Componentistica, aggiungo freni, pompa assiale, un po' datata, pinze Brembo, radiali, ma non le stilema, tutti gli altri sulle stilema, e il comparto freni è importantissimo per queste moto qua, perché KTM per esempio con le stilema guadagna 100 punti rispetto all'890 standard. Freno migliore, Ducati secondo me, anteriore perché ha la giusta potenza, non troppo bite, ma molto ben gestibile. Triumph un po' di corsa vuoto, KTM un po' aggressivo, bite aggressivo, freno posteriore migliore, tutta la vita Triumph. Ducati non è male, ma c'è una corsa lunghissima, devi andartelo a cercare. Non è facile arrivarci. E certo è che se pensi che comunque scendevamo dalla Rivazza e giù alle acque minerali, comunque acque minerali arrivavamo facendo un bel terza, quarta, quinta, quindi lì hai bisogno di avere quella garanzia e quella tenuta. Quindi Tosa, Piratella, terza, quarta, quinta, certo. Andando giù. Bello, bello. Poi ecco, lì vedi la stabilità della Triumph, lì c'è una sconnessione, quando cambi direzione sei con la forcella scarica, con la naked è molto delicato tra la Piratella andare giù alle acque minerali. E KTM un po' leggerina, andavi galleggiava lì, un po', su chi vive. Ducati un filo meno, Triumph è giù col gas così e non cambio hai marcia, moto piegata, treno è così. Peccato che, già che stiamo parlando della pista, Triumph ha del potenziale altissimo ciclisticamente,
Elettronicamente è rimasto un zicchettino indietro, un quick shifter, come abbiamo detto, già un po' lento, un mappatura track che alza sì i livelli del controllo di trazione, ma quando il controllo di trazione comincia a lavorare, KTM tu ci puoi andare a lavorarci puntualmente, Ducati puoi farlo, i controlli sono un filo più alti di livello, quando comincia a lavorare quello di Triumph impiega troppo tempo a ridarti la potenza. Lì secondo me è una cosa che si può migliorare, insomma. Allora, intanto, prima di spoilerare quello che è successo in pista, guida, stiamo divagando, cioè, andiamo un po' di palo in frasca. Quindi, riassumendo, ma in realtà l'avevate già visto voi prima, ma ve lo ricordo, ovviamente la tabella della parte di guida stradale ci porta ad avere KTM con 3.482 punti, un pochino più indietro Ducati con 3.410, leggermente più arretrata c'è Triumph con 3.359 e 3.147 Mevia Agusta. Ducati, è una sorpresa. Strana. Allora, io giuro che non mi sarei mai aspettato che potesse fare una performance così, perché ho fatto il video, l'ho provata, mi era stata consegnata probabilmente con delle sospensioni che erano state usate da qualcuno in pista, non so, un po' sistemate magari non perfettamente, la moto era super leggera e non aveva tanto appoggio, io ci avevo lavorato un po', l'avevo detto anche nel video, questa cosa qua, io poi l'ho comunicata a Ducati, ho detto ragazzi guardate che sta moto qui secondo me è molto delicata, ci hanno lavorato e ce l'hanno consegnata con un'altra proposta di assetto che vi mettiamo nelle tabelle, perché sì, gli assetti li mettiamo tutti nelle tabelle. La moto è cambiata tantissimo, non toglie la sua velocità di esecuzione, non toglie il suo avantreno essere molto leggero, ma una più presente, più trasferimenti di carico, la moto la senti più in mano e è andata forte. Di assetto ci è piaciuta, e probabilmente complici anche le Diablo Rosso Corsa 4 che spingono di più su una forcella che tende sempre a rimanere un po' alta. Io mezzo chilo di molla in meno glielo metterei per farla lavorare un po' di più. Faccio un'altra considerazione, visto che siamo in tema prodotto. Sono quattro moto strane dal punto di vista dell'ergonomia. Cioè, con la Monster non sei molto inserito sei nella un po' moto, appollaiato. Sì. Con la KTM stranina, stretta in mezzo, sella durissima. Eppure, BMW Agusta con la zona dei piedi molto larga, sì, quindi le pedane molto strette. Sei costretto per i terminali di scarico. E cioè, ognuna, anche Triumph, perché ha questa Triumph ridotta è dimensione. Molto, sella pedane è piccolissima, cioè molto, molto piccola. Uno che è alto fa fatica. Eppure quelle, secondo me, adesso per chiudere la considerazione che facevo, quelle che in realtà ti davano, erano meno accoglienti, mi riferisco poi a Ducati e KTM, sono quelle che alla fine hanno fatto star meglio tutte. Sono, sì, sei un po' appollaiato, però sono più abitabili. Quindi alla fine KTM, sebbene abbia dei punti deboli di comfort, perché la sella è durissima, il mono un legno, e anche in pista è quella che ingaggiava di più la ruota posteriore, perché quando andavi ad aprire proprio spingeva tanto sulla gomma, non ha leveraggio come non ce l'ha nemmeno Ducati, invece Speed Triple un altro livello di trazione, diciamo. Però tuttavia le cose positive della KTM, quindi l'assenza di vibrazioni, e poi non protegge niente, cioè proprio lì ti prende a schiaffi l'aria, invece su Monster meglio, BMW meglio. Però tutto quello che fa di buono, quindi la scarsità di vibrazioni, il calore, così, sono molto meglio degli altri, quindi fa sì che anche a livello di comfort KTM sia risultata confortevole, anche se la sella, ripeto, è veramente non la panchina. Non lo è. Molto, come dire, controproducente su strada, dove la sella della Triumph, per esempio, è super buona. Meglio in pista, perché con la sella dura senti di più. Sì, è più feeling. Quindi diamo qualche dato della pista, visto che la stiamo nominando. Ovviamente ci siamo, Stefano si è preso il tempo per fare i tempi, nel senso, scusate il giro di parole, e sono venute fuori delle cose molto interessanti, allora, sia a livello di performance pura, mi riferisco non tanto al tempo sul giro, quanto anche velocità massima, quindi faccio una premessa, la giornata era veramente critica, sì. 37 gradi, 70 di asfalto, il che, se consideriamo che avevamo delle gomme stradali, è da... Però non hanno fatto un plissé, l'anteriore è super valido anche in pista, posteriore con queste gomme fai fatica a metterlo in crisi, mai avuto una perdita aderenza, niente di problematico. In pista non abbiamo tolto l'ABS a nessuna, perché non si può più togliere, perché è giusto che valutiamo tutti i controlli. ABS migliori, KTM Ducati, assolutamente. Triumph un filino meno, ma più che altro per la corsa lunga, MV ingaggiava un po'. Sì, è l'unico caso in cui è entrato seriamente un paio di volte. E quando ti entra la rivazza non è proprio divertente. Esatto, non è proprio divertente. È entrata. Però
sì, fatto un po' di giri con ciascuna, abbiamo preso l'ideal time e il best lap. Prendetelo un po' con quello che è, perché le condizioni erano veramente, veramente super critiche. Però velocità massima MV di poco, però comunque si fa vedere che ha il motore migliore. 214 km/h, esatto. In fondo alla staccata delle tiri del traguardo, ovviamente. Esatto, al tamburello. Puoi farlo. Al tamburello. Tamburello, no? Sì, tamburello. È il tamburello, sì. Sarà sì. Il tamburello? Sì, ce il lo tamburello. Direte voi se abbiamo sbagliato. La seconda è la Villeneuve e poi dopo... e via salire. E poi la Tosa. Poi seconda a pari merito KTM Triumph. Stessa velocità. Identica, 212 km/h di velocità massima e un pochino più indietro Ducati con 202 km/h. Ma poco male, nel senso, perché alla fine anche le prestazioni che abbiamo ottenuto ci parlano di... Facciamo l'ideal o il best? Best. No, il best, best, poi l'ideal sono... Allora, best in assoluto è Triumph con 2.10 e 21, quindi la sua, diciamo, origine, la sua accezione sportiva è emersa. KTM 2.10 e 70, MV Agusta 2.11 e 85 e un pochino più indietro Ducati con 2.12 e 48. Ducati che riesce a compensare su strada la mancanza di potenza, perché ricordiamo è la meno potente di tutti, ha 111 cavalli, 121 KTM, 130 Triumph. E 140 addirittura MV, ma Ducati ha 93 Nm di coppia, quindi su strada ovviamente quella gap di potenza non lo senti, perché quando prendi in mano il gas Ducati c'è sempre, ti risponde, non è fluida come KTM ma spinge, e è anche una delle più leggere insieme a KTM. In pista ovviamente gli manca un pezzo, esce dalle curve, grande spinta, e dopo però è arrivato, infatti ha fatto 202, cioè ha fatto 10 all'ora, più di 10 all'ora di velocità massima in meno, quindi va presa un po' come una fun bike che può andarci anche in pista. Anche KTM è così, però KTM mi ha sorpreso, perché su strada è una fun bike, la posizione un po' alta, così incredibilmente però quando vado in pista non mi trovo fuori luogo con la Duke. Anche tu che l'hai guidata, non ti sembra di avere il manubrio alto, no, come hai Ducati, cioè, ti senti bene. Luce a terra buona più o meno per tutte, un po' meno forse per MV, nessun problema a toccare per terra con le pedane o niente, e KTM alla fine in pista andava fuori, motore che spinge subito, ti porta fuori, al contrario di Triumph che devi aspettarlo un po' di più, perché ovviamente a differenza di coppia sono quasi 3 Newton metri, cioè quindi ce n'è 30 Newton metri, quindi da 67 a 99. E quindi chiaro che quando esci dalle curve e sali dalla Tosa per andare sulla Pirtella in salita, cioè, quella sì, spinge. Quello aiuta, certo. E però allunga anche abbastanza, quindi alla fine i controlli sono buoni, mappatura track ti consente di guidare la moto bene, io ho messo una gestione del gas un po' più morbida anche su MV, perché la mappatura, sì, che track messo era su bruschissima, custom, sì. Ho abbassato la risposta al gas perché l'on off dell'MV è era consistente, secco, sì. E a proposito di on off, anche Triumph è una cosa che si sente, e in pista Triumph, a parte i controlli, ha questa caratteristica che avevo già detto di avere tanto freno motore. Io vorrei una moto con un po' meno freno motore, che fa sì che quando tu affronti certe curve la seconda sia un po' corta perché ti tiene troppo e la terza sia un po' lunga perché non riesce a uscire. Molto tecnica, devi diventare molto veloce, molto scorrevole, però faccio l'esempio della Tosa, classica curva in salita. Esce anche in terza, ma ci mette un po', sì. Si fa aspettare. Seconda, sei lì che ti tiene. E quando vai a riprendere in mano il gas, un po' di on-off ce l'ha. Questo ha sporcato un po' la bellezza della guida della Street Triple. Ma prima di farvi sapere allora chi è il vincitore o come è andata, perché è molto interessante la classifica finale con il risultato, vi facciamo vedere nuovamente i tempi sul giro e quello che abbiamo ottenuto a Imola con le 4 Naked Medie Pro. Nel caso ci fossero dei dubbi su chi è la vincitrice, beh, la vedete alle nostre spalle, la KTM 890 Duke R, con una riflessione che faccio adesso che abbiamo i dati alla mano. Quando abbiamo ritirato le moto, tutte e quattro le moto, una sorta di classifica personale ce l'avamo già fatta. Invece, ribaltate completamente i pronostici, sì. Aggiungo anche che per stilare la classifica finale, sempre in trentesimi, per tutte le voci che abbiamo indicato, lo ricordiamo per chi non ci avesse ancora seguito, ovviamente concorre a portare a casa il risultato totale, non soltanto la parte della guida su strada, la guida in pista, e poi abbiamo inserito anche diciamo una
performance, pista performance, sì, una sorta una di valorizzazione delle performance in pista, che sono il tempo sul giro e le velocità massime, pesano pochissimo, però muovono, visto che qua stiamo arrivando veramente, ragazzi, al photo finish. Sì, poi la dotazione che, come sapete, è importante, e il prezzo, perché comunque quella che costa di meno prende 30 punti, le altre prendono meno punti in relazione a... È proporzionale, ovviamente. Esatto, in relazione a quanto costano di serie, costano di più. Tra l'altro anche i consumi, perché comunque KTM Triumph 18 con un litro, le altre poco meno, direi interessante. Ovviamente consumo che tiene conto della guida stradale, non della guida in pista, che lì si fa un'altra fuori cosa. Quota. Ma detto questo, il computer di bordo della KTM, ho la prova, dopo i nostri 800 passa chilometri che abbiamo fatto, compresa la pista, segnava 5 litri per 100 km, quindi poco. Nonostante un pomeriggio, ha fatto fuori un pieno. E guidando anche su strada, va detto, belli aggressivi, nel senso, abbiamo sfruttato il motore, ci siamo tolti qualche soddisfazione. Quindi nel tutto guidato. Concorre a fare i punti: l'ergonomia, le ciclistiche, la dotazione, i freni, i cruscotti, le selle, qualsiasi cosa. Cioè, noi andiamo a cercare non quella che sia migliore in un punto, ma quella che offre, diciamo, il pacchetto, secondo noi, più completo. Posso fare una considerazione postuma, cioè. Se uno è disposto a soffrire per 170 km di autostrada, perché da Milano, da Rho, dove siamo noi, fino a Bologna, dove poi finalmente siamo usciti per guidare... A Rioveggio. Esatto. Quel pezzo di guidato che fai su quelle strade lì, con quegli asfalti lì, con quei panorami lì, ti ripagano del sacrificio. Assolutamente, sì. È stato semplicemente meraviglioso, devo dire, proprio con grande piacere. Tra l'altro, ancora una volta, ricordiamoci che queste... medie come sono oggi, in realtà fanno tutto davvero bene per un track day come abbiamo fatto noi, per guidare su strada, cioè non ti viene da desiderare ancora più cavalli? No, l'elettronica, guarda, è sofisticata. In una pista come Imola, dove quando cominci a guidare con le moto che vanno forte diventa veramente impegnativo, a parte che mi sono venute le vesciche, le maniche con questo, ma perché c'erano 40 gradi, insomma la pelle si scioglie anche da sola. Però girare un pomeriggio intero, tra l'altro noi siamo arrivati dalla strada dopo 400 km, saltati in pista, abbiamo girato, non puoi farlo con altre moto, non si può fare, e, insomma, sono dei prodotti veramente di altissimo livello, veramente di altissimo. Adesso lasciamo stare i punteggi, migliore questo, cioè qualsiasi moto di queste quattro è una moto veramente di alto livello. Benissimo, allora È arrivato il momento delle conclusioni. Noi vi facciamo vedere subito la tabella, prima vi raccontiamo cos'è accaduto. Lo dico con piacere, a conferma di quello che dicevi tu prima, che siamo arrivati veramente al photo finish, al quarto posto, con merito comunque, MV Agusta, che totalizza 3.382 punti, quindi il computo totale di tutti i valori che abbiamo messo in campo. Secondi a pari merito, perché un ex aequo che credo che non sia mai accaduto una cosa così. No, credo di no, a memoria non mi ricordo, e soprattutto secondo me è sorprendente perché, ripeto, sulla carta quando siamo partiti ho detto Monster, gli mancano i cavalli, in realtà è andata bene, nel senso bene. Ducati e Triumph seconde a pari merito con 3.663 punti. Ricordo che eravamo in 5 a guidare le moto, quindi sì, anche giudizi e caratteristiche di guida diverse. Sì, perché però due hanno fatto staffetta. Sì, ovviamente hanno fatto staffetta, e vince, in questo caso adesso possiamo farvi vedere la tabella con la matrice finale di tutti i punteggi, 3.746 punti, KTM 890 Duke R. La cosa interessante è vedere le differenze di punteggio dei vari rider tra le varie moto, perché spesso Triumph e KTM sono a un punto, 2 punti, 5 punti, cioè sono vicinissime. Ducati che sembra sempre lì che è, e poi invece è venuta su. Sì. E la pista è curioso perché per motivi diversi, con una matrice diversa, Ducati, Triumph e KTM hanno preso gli stessi punti. Abbiamo votato in due perché abbiamo girato in due in pista, e hanno preso gli stessi punti, quindi io sono... Quando alla fine voti, poi vai a vedere il risultato, dici, oh no, dai, sembra quasi che non sia vero, invece è così. Quindi piloti di diverse altezze, di diverse capacità, perché comunque diciamo tutti con uno skill abbastanza alto di guida, però da Federico oltre l'1,80, ad Alessandro che è sotto l'1,70,
cambiano le matrici, cambiano l'ergonomia, così, però e questo è secondo noi il risultato più completo. Bellissimo risultato. Vogliamo dare una media? Può servire? Sì, la diciamo. Sì, perché non so, la somma dei punti, però le medie, noi votiamo da 18 a 30, lo sapete, quindi è come se fossimo all'università. Allora, voto più alto in questo caso, media dei punti KTM 27 e 100, non entro nel decimo e nel millesimo. Poi abbiamo 26 e 586 per Ducati come media, un pochino più indietro 26 e 237 per Triumph e un pochino più indietro con un 24, quindi più che ottimo il risultato. Punti di... che riguardano ovviamente solo la guida. Sì, sì, relative soltanto. Questa parte finale qua è relativa soltanto alla guida. Se uno dice ha preso pari punti, con no, la media diversa. Giusto, ho dimenticato un particolare. Però comunque sono voti che io all'università non prendevo mai, quindi... Questo è giusto per chiudere. Quindi diciamo che siamo promossi, dai. Stefano, piaciuta questa cooperativa? Soddisfatto? Sì, sì, sì. Sono contento perché... Abbiamo guidato. Tanto, è la cosa tanto, più tanto. Importante. Quindi... Perché noi a Red le moto le viviamo, non le proviamo e basta. Sono e con questo grande slogan io chiuderei qua. Vi aspettiamo sotto nei commenti perché ci sarà tantissimo. Per lo slogan. Per le doca finalmente perché dopo 40 gradi... Sì. Vi aspettiamo qua sotto nei commenti. Sicuramente ci sarà da discutere perché... Ci sono i fan di determinati modelli che potrebbero avere qualcosa da ridire, però se avete la mente libera riconoscete che quello che è stato detto è corretto. Comunque ci vediamo qua sotto per chiedere informazioni sulle gomme, sulle moto, sulla pista di Imola, non so. Tutto, sul percorso che abbiamo fatto. Su quanta acqua abbiamo bevuto, perché sarà stato tipo 20 ettolitri. Qua sotto nei commenti io vi dico solo, vabbè, intanto buona estate perché siamo pronti per le vacanze anche noi e... iscrivetevi al canale perché stiamo crescendo velocemente ma vogliamo crescere ancora di più. Ci vediamo prestissimo al prossimo video. Grazie Stefano.